Ed eccoci qui, vi avevo lasciato che stavo per avviare il nostro draft. Nel video precedente abbiamo fatto un mazzo, un Borzov, perché è black, red and white, quindi siamo su un Borzov. Mi ricordo che si chiami così la combinazione. Io magari lo chiamo soltanto io così. Sto laptop è di uno cioè è sozzo a livelli veramente pesanti. Lo devo piantare di campare su questa tastiera. Allora, infatti come potete vedere sono un bronzo arranked in draft. Allora, questa mano è, non dico perfetta, ma poco ci manca. Certo, abbiamo un po' di roba che costa alto, ma 1, 2, 3, cioè... Ho messo le terre perfette. Almeno questo dopo 20 anni di Magic mo sarò imparato. This is Monored. They play mano, no, ok. Anche lui col Boros. Forse Lorehold. Dobbiamo ricordarci i nomi nuovi. White Red. Quindi questo caso lui è Lorehold. E si gioca subito una. Non è per una parentiva, è una bella, da bla bla bla. Ok. Sì. Allora, noi se tappiamo il nostro Vanishing Verse. Perché se lui fa qualcosa di strano qua sopra, lo spacchiamo. Questo Beam in Defiance mi piacerebbe tanto giocarlo, peccato che non ho una creatura, almeno per il momento. Potrei distruggerla, ma è ancora presto. Quello che voglio è adesso è capire quello che può fare lui. Ok, whenever you cast a card, sì, questo è quello che abbiamo preso noi. Pledge Mage. Allora, se non peschiamo creatura, ma dubito. Olle! Mi piace! Allora, che cosa ci prendiamo? Questa no. Search the library for a basic land card. O mettiamo un altro... sorcery. Che poi adesso sono tutte sorcery. Proviamo così. Prendiamoci un'altra creatura. Ah, se lui attacca con questo, lo blocco. Da 3 mana. Interessante. Yeah, abbiamo dov'è? Abbiamo il counter. Abbiamo il counter bianco. Allora, se facciamo go blank, gli leviamo 2 carte, che non è male. Sta con 4 carte, gliene leviamo 2. Quindi lo potremmo mettere in difficoltà. Però poi lui attacca, ci fa danni. Quindi io direi di aspettare. Perché sicuramente qualcosa lui dalla mano si cala. Perché deve allargasse. Vediamo un po'. Questo c'ha Fist Strike. Potrebbe pomparlo. Infatti. Va bene. Ok. E...
A sto punto. Bloodage General, esercitare Spirit Summoning. Ma dai, dovevi tappa tutto. E cazzo, mazzo è riuscito a montare quante creature. E noi come la vinciamo questa? Nah, vinciamo, è semplice. Vabbè, pure tu, è facile. Nah, vinci. Allora, il discorso è questo. Noi abbiamo perso. Fine. Perché qualsiasi cosa facciamo, che sono 2, 4, 6, sono 8 danni. Quindi, la prima l'abbiamo persa. Ci sta poco a toccare le mana tight dal mazzo. Ed eccoci al secondo match. Cioè, divertente perché io dichiaro apertamente di essere una pippa a draftare. Ma certo che se ne perdo 3 di fila, so da. Cioè, ecco, questo già è più ranked. Già più rank. Cioè, più rank di me. No, non abbiamo levato mana tight dal mazzo. Ma so proprio un coglione. Madò. La carta, secondo me è buonissima, ma non in questo mazzo. Questo mazzo non è buonissimo, secondo me. Abbiamo sbagliato qualcosa, cioè abbiamo poche. Secondo me ho sbagliato a piccare tutte queste spell e a piccare veramente poche, se non quasi zero creature. Oh, ma staremo a vedere, magari mi sbaglio, vai. Allora, io subito mi faccio il mio mini pest. E ci prendiamo questa o questa? Facciamo questa, va. Perché a rigor di logica, prenderci una terra, la terra che non pescheremo, siamo a 1, 2, 3, 4, quindi questa è la quinta terra. Quinta terra, do life, secondo me. Oh, così. Allora, noi vogliamo fare Environmental Science? Sì, lo facciamo. Ci prendiamo doppio rosso, doppio nero, quindi ci serve il doppio bianco. E comunque, ridendo e scherzando, abbiamo pescato tutto mana. No attack, così quando lui ci attaccherà avremo già toccato. Lui comunque è Quandrix. Il termine nuovo è Quandrix. Cultivate con l'afroamericano. Il cultivate di Obama. No block. Mi ho fatto apposta. Mi ho messo a Science per farti entrare. Allora. Next to combat, no attack, end turn. Allora, possiamo, volendo, dargli più uno più uno, spacca questo. E all'occorrenza, se poi lui si inventa qualche cosa, fare village rights. Comunque sì, questo mazzo ha tantissime creature, quindi questa devo tenermela Gesù Gesù proprio. Ho rischiato che mi tappasse il nero qua, eh.
Cioè, tu veramente. Va bene. Cioè, tu veramente la tua strategia era questa? Addio. A sto punto, chi se l'è persi sti danni? Allora, questo ci fa, mettiamola così che è meglio, 3-2 White Spirit Creature Token, +1/+1 a tutte le creature, 3 danni, sacrificare un permanente e pescare due carte. Questa prima che passa io la gioco, perché sicuramente lui qualcosa se la gioca. In cui sono 3 danni a instant, 3 life a me. E posso farmi anche la creatura. Penso che sia questa la cosa da fare. Però ci conviene. Ah, lui si gioca Master Symmetrist Reach. Whenever a creature you control with power equal to its toughness attacks against Trample. Quindi lui c'ha Trample e Reach. Allora, questa è molto interessante, ma la gioco dopo. Caliamo la terra. Attacchiamo. Va bene, entra in danno. Allora, se lui ci attacca con questo, noi possiamo fargli 3 danni, fare la creatura, 3-2. E poi lui muore. Però se noi facciamo questa è molto meglio. Perché se lui ci attacca, entra, noi potremmo anche decidere di non ucciderla. Lui c'ha 5 mana. Se li attacca, secondo me 4 danni, questi tocca prenderli. 5-5. E lui non attacca. Va bene. Allora, noi abbiamo 5 ma 6 mana. Con 5 abbiamo l'Orold, con Enthusiasm Study abbiamo 3. Io penso che la giocata, la cosa giusta da fare sia giocare Enthusiastic Study. Quindi la domanda è: attacco con tutti? Sì. Perché abbiamo l'Orold Command. Sì. Attacchiamo con tutto. Ho un piano. Allora, con l'Orold Command do +1/+0 a tutti e fa indistruttibile e poi faccio 3 danni dove cazzo mi pare. Quindi ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 mana per l'Orold Company e Village Price. Perfetto, lui raddoppia il bloccaggio lì. Ancora meglio. Ok, +1/+0, 3 danni. Allora, +1/+0, se noi facciamo tutti i danni qua, sono 3 danni qua e uccidiamo solo il Master Symmetrist. Se io faccio, no, sono 4 danni, attenzione. Quindi dove mi conviene fare questi 3 danni? Allora, con 4 danni quello lo stecco. E famo così. Un attimo, ci sto pensando. Gli facciamo 3 danni addosso allora. No. Lui. 3 danni qua. 3 life a me. Resolve.
Next to damage. And turn. E se fa qualcosa, cioè abbiamo. E mo dobbiamo fare village rights sul pest, secondo me. Perché secondo me qualcosa lui se la inventa adesso. Comunque molto interessante come carta Lord Old Command, non c'è che dire. Vabbè, c'hai Trample, lo avevamo messo in cantiere che ci saremmo presi 4 danni da questo. Però noi facciamo più danni. Ah beh, allora. Cioè, scusa. Inutile. Non male. Allora, questa ci fa fare learn, quindi va bene. E ci abbiamo il mana, dobbiamo pagare il mana molto intelligentemente. Quindi io direi che possiamo continuare ad attaccare col mentor. E anche col pest. Quindi questo è il turno di Enthusiastic Study. Perfetto. Lui fa 3 danni qua. No, 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 no. Così. E ci prendiamo Introduction to the Prophecy. Next to damage. E Pledge Mage. Pledge Mage, sì. Scry 2 e pesca 1 a costo 3. If you control Scry 1 then draw a card. Ah, ok. Quindi fa scry 1 pesca, cioè doppio opt praticamente. Questa andrebbe bene nel party deck. Druido, sciamano, warl. Ah no! Non ci stanno gli sciamani warlock, ne so. Perché il party è warrior, rogue, cleric e wizard. Mo ricordo. Sto cazzo! Spell Sashel, quindi sarebbe... Sashel, che cazzo è in inglese? Magecraft, whenever you cast or copy an instant or sorcery spell... Oh, devi aspettare un attimo, sto a leggere. Vai, io cazzo il copy, in istante sozza di spell, puta book counter. Ma book counter, ok. Poi qua che è calato. Emergent sequent. Search il libro per la basic land. Da frambi come 00 king pull fractal, credo that still a land. Quindi questo è il fractal. Forse ho sbagliato a pagare il rosso. Mamma mia. Ma sì, dai. Go blank. Scarta 2. Esilia tutto. E attacco pure.
putta book counter, quindi draw a card, quindi amo questo praticamente da un mana. È un po' inutile sta cosa per mana. Forse per pesca pure, ma per mana proprio zero. E la Madonna! Un bocchino e worm. Questo sarebbe il momento in cui. Vabbè. E io che cazzo mi invento, mo? Ah. Volo! C'ha pure Trample, cazzo. 3, 2, 5, 2, 7. Tosta. Tosta, tosta, tosta. Sto 7-7 non. No, a parte non lo conoscevo. Ma poi, cioè, si rimbalza. E che muove da fa il volante, immagino. Il Plaid Mage. Il Plaid Mage. Il mago del Plaid. Ho capito, entra. Cioè, sta poco a fa. Prima che tanto è inutile che lo blocco con l'1-1. Mi pio sti 7 danni. È inutile piagne. Pesca una carta. Scarta una carta. Beh, terra. Poi la Madonna. Ma è rimozione di Andrasso Mazzo? Madò, dai! E dammi una cazzo di rimozione, niente. Non so che cavolo fare, cioè abbiamo spirito. Ma no, facciamo così. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Cerchiamo di fare questo, va. Noi ci pariamo un po', tra virgolette, cucuore. Così. Lo Shadowing Laureate. Facciamo Assassin Fashion e cerchiamo di counterare se entra qualche cosa con Mana Tit, ma Mana Tit lo dovevo levare dal mazzo, non c'ho e non ho scusanti. Dopo mi devo ricordare assolutamente, prendo appunti, leva sto cazzo di Mana Tit dal mazzo. Forse Mana Tit poteva essere rimozione, lui aveva tutto tappato e sto cazzo di Wurm lo levavo dalle palle. A parte che mi rompe le palle anche il 3-5 qua. Tre e due cinque e due sette e due nove. Ah no, è sorcery, ma attacco al cazzo. Non fammi entrare. Non c'ho assolutamente nulla per toglierlo adesso. È un bel problema.
Madonna mia, due terre. No, vabbè. Questo mi conviene. Allora, mo praticamente dovrò bloccare. Lui attaccherà con tutto. Perché deve attaccare con tutto per vincere. Perché se no io adesso gli blocco il Bokurm e ah, c'ha lifelink fino alla fine del turno. Ah, manco gli dà lifelink per sempre. Porca puttana, cioè, fa proprio cacare, eh. Sono l'aggro che non aggra. Questo lo facciamo soltanto per far triggerare le passive. Che perché sennò mana detta quando cazzo solo giochiamo. È inutile. Vabbè. Ne abbiamo persa. Ci sta. Siamo 2-0. Siamo delle pippe. E siamo 2-0. Adesso teoricamente, ecco, sottolineo, teoricamente dovremmo trovare qualcuno pippa come noi. Noi speriamo di trovare qualcuno più pippa di noi, così almeno una la vinciamo. Ma questi tutti gonfi. Abbiamo tolto però Manatite della. La rimozione che si ricorda di arrivare. Questa a noi ci sarebbe servita prima. Però uno per in 40 carte. Sì, comunque l'errore che è stato fatto in questa costruzione sono quasi completamente sicuro che sia dovuto alla mancanza di creature. Non ci sono abbastanza creature. 40 carte, 17-18 terre, vuol dire che ci sono 22 slot liberi. 22 slot, vuol dire almeno 15 o 18 dovevano essere cose, dovevano essere creature. Io qua ho montato un mazzo che invece 18, avrà 18 spell. Una leggenda. Ma questa chi è? La Fiat Arkel. Leggendaria non comune. From here on the battlefield tap and draw a card if you control later in Morland, draw two cards instead. Ah, ma scelgo cazzo. Zimone! Dove ti chiami Zimone? Già, io sono Zimone. Ma cazzo è nome, Zimon? Ma porca puttana. E poi a scuola tra i Quandrix la prendevamo tutti per il culo. Sapevatelo. Allora, vabbè. Mettiamo il Warlock. A sto punto ci attacchiamo con Essence Infusion. Non abbiamo pescato mana rosso. Brutta cosa, brutta cosa, bruttissime cose. E comunque tutti si sono buttati sul bicolor. Sono l'unico stronzo ad aver fatto. Che cazzo sei tu? Ah, interessante. Complimenti lui che ha trovato tutte le multi comunque, multicolore, eh. Cioè io no, ma lui sì, vabbè. Allora, vediamo, più uno, più uno. 4-5 con lifelink e attacchiamo.
E che senso ha? Cioè, posso capire se ci volevi bloccare, ma ci hai bloccato, ci hai fatto un cazzo. Vabbè. Antarn. Tu dopo. Adesso poi se muore pesco pure una carta. Buono. Biomatematica. Quando il biomatematico entra 00 blu fatto anche del token, tutto non c'è fractal io controllo. Quindi è 1-1. Cioè. Ma non capisco perché non mi attacca. Oh, gliela fatta. Io non so se preoccuparmi o no. 3-4 a costo 4. Il punto è che sono tutti quanti bicolor. Meno male che è entrato in mana rosso. A sto punto io potrei pure attaccare. Continuo ad attaccare, sì. Qua abbiamo 4 danni. Il turno dopo li possiamo fare due cifare. E in più abbiamo rimozione. Lui può distruggerla 1, 2, 3, 4, 5. Teoricamente se blocca con tutto me la stecca. E io pescherei una carta. Va bene. Con le due pedine, quindi. Allora, te lo dico subito. Muore la pedina. Peschiamo una carta. Beam in Defiance. Ottimo. Lui nel frattempo si è esiliato una cosa. Rescult, bella carta, non c'è che dire. Però questi danni le costeranno, amico mio. Allora, questo giusto così random. Environmental Science. Allora, e rimango così, mi fermo. Perché questo? Perché ho questi che sono 4 danni. Qua c'ho la rimozione. Qua c'ho lo stadi per attaccare. Qua c'ho più 2 Hexproof sul Silver Quill. Quindi diciamo che tutto sommato sto male, ma non sto male. La domanda è che cosa vogliamo rimuovere da Fafartes? Di questo me lo tengo per rimuovere qualcosa. Ma qua può essere sparata. Cosa facciamo? Allora, soprattutto cosa farà lui? Se lui mi attacca con tutto, io faccio beaming e spacco sto stronzo. Così che c'ha tutte creature più piccole.
Ottimo. Cinque quattro. Ok. Ci abbiamo Ant, buono Ant. Non è male perché Ant ci permette di bloccare. E così attacchiamo col Silencer. E attaccando col target player, search river, rocket del carro, reveal input into your hand and shuffle. Speriamo che sia di un colore solo e che non sia il Wurm de merda di prima. Questa c'ha pure Learn, sì, buono. Poi andiamo a prendere la nostra lezione. Invece no, il biomatematico ancora, di nuovo, ancora lui, biomatematico. Così questo diventa 2-2. L'utilità? Praticamente nulla. Allora, per non sapere né leggere né scrivere, io attacco col Silencer. Buono, 3 danni. Facciamo Environmental o Inkling? Facciamo Inkling. E ci teniamo. E ci teniamo i 4 danni open qua. Perfetto. Io direi che l'Honor Troll è proprio la cosa che vogliamo sparare, secondo me. Buono, buono. Questa mi servirà più in attacco che in difesa. Quindi passiamo e prendiamo i 4 danni. Ne prendiamo solo uno. Quindi qua ci spariamo. Winning Voice è buona. Facciamo così. Io c'ho paura che abbiamo perso pure questa. No attack. Winning Voice ci serve dopo. E sta pure c'ha Learn. Un secondo mana rosso, facciamo Pigment. Lo immaginavo.
Non riusciamo a trovare l'altro mana nero, l'altro mana rosso. Due, quattro, sei, sette, otto, nove. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Non lo so come, ma ce la possiamo fare. Ma ci sta a ripensare, c'è cioè questo? Again? Va bene. Dove sei? Dove sei? Tu. Ci serve vita. Vabbè, ma per Dio. Cioè, complimenti. Allora, se pago 5 mana, praticamente poi mi entrano 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 danni in meno. La più grossa, quindi andrei a poco. Mamma mia. Non ci voglio credere, oh. E lui comunque continua a cercare scombare. Ci sta poco da fa. Village Rights lo teniamo per sacrificarlo con l'apprendista. Quindi lui attaccherà con tutto adesso. È la 40esima volta e dico attaccherà con tutto, e invece non lo fa mai. Che io vorrei che lui attaccasse con tutto in realtà. Lui sta pescando due a turno. Questa gliela devo far fuori. Quindi Pigment Storm su sta troia. Su sta quattro occhi di merda.
della serie Hai rotter cazzo. Vabbè, sì, vabbè. È stato un piacere. Insomma, abbiamo concluso per la prima volta nella nostra carriera un draft senza vincerne neanche una. Complimenti. Ammazza che non so se è più sfiga o più bad pick. Secondo me abbiamo piccato male. Abbiamo piccato male, abbiamo piccato poche creature. Abbiamo piccato praticamente solo spell. Ormai siamo entrati con la mentalità che giochiamo di controllo, cioè cerchiamo di giocare di controllo pure nel draft. Il risultato è che perdiamo. Ci sta poco da fa. Ci sta poco da fa. Claim prize. Wow, dai, sì. 50 gemme e una bustina. Proprio il premio di consolazione per il nabbo dell'anno, praticamente. Vabbè. Ci sta poco da fare. Come dicevo io, come dicevo poc'anzi, il mazzo in sé purtroppo aveva un grosso, enorme, gigantesco problema. Abbiamo piccato praticamente pochissime creature se non zero. E questo è stato estremamente deleterio. Estremamente proprio. Però, che devi fare? Avida, non è che te lo dice in anticipo. Però, secondo me, comunque, gli errori, appunto, gli errori sono stati secondo me due principali. Appunto, il primo è stato la totale assenza di creature. E poi comunque abbiamo visto che tutta l'assenza di modo di ce ne stavano 4-5 per puzza. E poi non nel draft è meglio non buttarsi sul tricolore, sempre bicolor, almeno per questa espansione. Altre espansioni ti potevi permettere di splash le cose varie, questa no. Quindi ricordate, quando draftate questa espansione 2D, metteteci le creature e bicolori non tricolori, mi raccomando, non tricolor, solo bicolor. Quindi cercate la scuola che vi piace di più e vi buttate su quella. Perché se cercate di fare tipo quello che ho fatto io, l'Orold con splash nero, lasciate perdere, accannate, accannate, non è il caso, non è il caso, pigliate solo schiaffi, accannate. Oggi è tutto, un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mana, che sta facendo un casino, e da me, alla prossima succhiata.